Presidente. Allora, intervengo velocemente anche su questo, poi vorrei fare nella dichiarazione finale una discussione breve sul merito della delibera, ma mi aggancio a questo emendamento per ritornare un attimo sul metodo che gli altri consiglieri di opposizione ritengono non adeguato. Io penso che in tutti i regolamenti non sia vietato apportare emendamenti di qualsiasi tipo agli atti che votiamo in aula. Non c'è scritto da nessuna parte che non si possano emendare le proposte protocollate, è possibile fare emendamenti di commissione quando si condividono, noi li abbiamo portati in commissione per condividerli anche con gli altri, quindi non è che li abbiamo portati oggi in aula e abbiamo fatto un lavoro, pensiamo appunto, di condivisione anche con gli altri, proprio perché sappiamo che quando ci sono degli emendamenti è giusto che tutti i consiglieri ne possano leggere con il giusto anticipo il testo, anche per farsi un'idea. Quindi i tempi ci sono stati, secondo me il metodo è corretto, tra l'altro previsto dai regolamenti, e mi fermo qui. Inoltre, però rispedisco al mittente chi dice che non si capisce nulla, che la delibera era sbagliata e quindi tanto vale ritirarla. Non è così, perché se si guardano gli emendamenti, non sono emendamenti in cui noi abbiamo cassato parti della delibera che ci siamo accorti che erano fatte male o non andavano bene, quindi abbiamo cancellato parti della delibera e sostituito con altre. Noi abbiamo semplicemente integrato, perché come vi abbiamo spiegato, lavorando in commissione, ed anche voi eravate presenti a più sedute di commissione, nel frattempo si è attivato un tavolo tecnico coordinato dal vice direttore Botta, ci sembrava giusto e opportuno, ma per tutti, elaborare alla fine ed approvare in aula un atto che fosse il più possibile, ampio, che avesse preso in considerazione e riguardato tutti gli aspetti che questo tema poteva avere come ripercussioni su tutte le attività dell'amministrazione, visto che stiamo andando a distribuire le competenze, quindi tanto lato urbanistica sulle convenzioni urbanistiche e tanto lato patrimonio e politiche abitative. E vengo all'emendamento numero 19, proprio perché nel Dipartimento Urbanistica, come sapete, si sta lavorando alla elaborazione di un nuovo regolamento edilizio, quindi al RET, e proprio perché questo rappresenta un nuovo modo di abitare, chiediamo di inserire all'interno di questo lavoro la tipologia abitativa, che è quella dell'housing sociale, che prevede, come abbiamo già detto in precedenza, dei modi diversi di abitare con degli spazi comuni, con delle attrezzature, delle risorse che vadano quindi ad aiutare le persone che qui andranno ad abitare, che come sappiamo possono essere studenti, lavoratori, giovani coppie, in una società fluida come quella che è diventata la società attuale. Pensare ancora che si viva nello stesso modo in cui vivevano nel 1500, secondo me, mi sembra veramente anacronistico. Quindi perché non pensare anche a modificare in tal senso il regolamento edilizio? E poi predisporre, e questo ci sembra importantissimo, sul sito, sul portale di Roma Capitale, un'area dedicata proprio all'housing sociale, perché, ed è questo uno degli obiettivi principali di questa delibera, noi vogliamo che tutti gli utenti, tutti i cittadini siano pienamente informati e a conoscenza degli immobili presenti sul territorio capitolino di housing sociale, a cui tutti quelli che hanno i requisiti potranno accedere a prezzi di locazione calmierati. Grazie.